Io penso che con quello che l'Aula si appresta ad approvare la prossima settimana per poi passarlo al Senato e con le altre norme che abbiamo già messo ormai, visti, molte delle quali abbiamo visto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, io credo che si dia una risposta importante a uno dei settori dove il gap tra l'Italia e altri paesi è ancora più evidente.